Ciao a tutte! Allora, scusate l'assenza, è una vita che non faccio video. Ne approfitto per fare un... mi preparo con voi, spacchettando insieme il pacchettino Collistar. Il pacchettino Collistar che ho felicemente trovato oggi al mio ritorno. Contate che oggi è il lunedì e quindi cosa c'è di meglio che questa cosa per iniziare il lunedì? Molto probabilmente bella. Comunque, facciamo un mi preparo con voi. Questa è la Nude Plus, la nuova collezione di Collistar. Allora, tutto questo ben di Dio. Adesso vi faccio vedere. Allora, i prodotti ve li faccio vedere man mano che li utilizzo. Armiamoci di specchiettino, perché io non mi vedo fino a lì. Armata di chignon, così posso tranquillamente... così non ho capelli davanti. E partiamo. Per la base ci sono... c'è il fondotinta più correttore, che è la nuova colorazione con la gamma, che è il 3.1, questa qua, questa qui. E ha il tubettino, l'avrete già vista, ha il tubettino con il fondotinta, e nel tappo, fatto così, ha il correttore. Che abbiamo anche correttore camouflage, sempre nella collezione, che è questo qui. Le colorazioni secondo me sono giuste per il mio colorito, che voi non ci crederete, ma io così sono abbronzata, ma pure molto, voglio dire. Proviamo a stenderlo con il pennello. Ma no. Ma proprio giusto. Quella di la ragazza addetta, un ragazzo. Questa cosa mi ha spiato al mare. Ha guardato la mia abbronzatura e ha un profumo buonissimo. Ha un profumo buonissimo. Ha spiato la mia abbronzatura e azzeccato il colore. Quest'anno mi sono abbronzata, adesso mi prenderete in giro perché sono bianca, non so, però mi sono abbronzata molto di più del solito, quindi no, pensate voi la gioia, quindi pensate quanto posso prendere io, come sono bianca d'inverno. Vabbè, quello ormai l'avete visto. Ah, però a parte gli scherzi il colore è giusto, proprio mio. Come sembra? Ma poi sai, dalla videocamera sembra arancione. Classico, bellissimo. Opacizza anche tanto. Qui non mi abbronzo. Lo mettiamo con le dita, il correttore. Lo metto con le dita. Proviamo a usare il correttore, quello del tappino del fondotinta qua. Per le imperfection, vediamo. Mi sembra la fine. Vedete? Facciamo gli occhi. Gli occhi, c'è una novità, ci sono gli ombretti magici, questi qua. Sono ombretti liquidi, tipo con l'applicatore, come se fosse un lip gloss. Vi dico la verità, di solito sono gli ombretti che preferisco, un po' perché sono i più comodi e un po' perché sono quelli che hanno, almeno su di me, il risultato migliore. Cioè di mattina prendo un po' di mio ombrettino, di solito ne ho di Kiko, ne ho di Essence, quelli di Pupa, quelli anche nei pot, nei pirottini. Mattina vi ha un tocco veloce, sono già a posto, tra l'altro mi durano tantissimo, il colore è sempre quello, non perde, non fa niente, e quindi in realtà mascara, quello lì, e sono a posto. Allora, io ho il numero 2, il nudo, che proprio sembra un color fondotinta scuro, cioè proprio matte. Adesso ve lo faccio vedere, secondo me, soprattutto con la bronzatura, è bellissimo. Oddio, questo è un momento un po' tocco, vediamo se riesco. Sono bellissimo quello. Questo è un colore bellissimo comunque. Naturalissimo.
pistando con le dita, perché io, come vi dicevo prima, questi qua li uso sempre nella mattina che sono di fretta e di conseguenza, indovinate, li uso con le dita. Bellissimo, vi piace? Come vi sta? Bello, ci ho dato due passate per il centro, non so se ne avevo messo dopo io queste. Sul Nature vado a mettere il mascara, quello di Essence, il Multi Action. Il mio mascara preferito dell'ultimo tempo è un mascara di Essence che hanno tolto bellamente dal mercato. Sempre così, quando mi piace un prodotto Essence decide benedetto, mi odia. Comunque mettiamo chili di mascara. Il mascara in questione è quello con quel tubetto tipo squeeze, quel tubetto che si schiaccia, col tubetto, cioè non un tubetto rigido, un tubetto tipo quello della tempra. Allora, sotto andiamo ad applicare la loro matita, facciamo un trucco naturale, non facciamo naturale, intendevo facciamo un trucco da giorno. Comunque nella nuova creazione c'è questa matita, questo colore qua che è tipo un rosa chiaro brillante. Proviamo a metterla con una mano, perché con l'altra diceva anche nella riga interna, in effetti da questa luce chili di matita, non so. Oddio, che complicato metterlo con una mano. Mettiamo ora il fondotinta per le labbra. Faccio tutte le cose sparse. Applichiamo sempre con le dita, magari con non col dito che... Applichiamolo col mignolo. Qua c'è il degenero oggi, eh? Che strano, io non ho mai avuto un fondotinta. Non posso dirti com'è. Cioè, tipo una base, un primer. Andiamo a metterci il loro rossetto. Che è il rossettino Vibrazioni di colore. Ed è il numero 35. È un... bellissima rosa che mi dispiace troppo rovinare, perché c'ho il simbolino della Collister. Dai, come si fa a rovinare una cosa così? Devo rovinarla. Io sono fissata per i rossetti nuovi, proprio quelli intatti, sono proprio fissatissima. Non ci sta per niente con quello che ho appena messo. Cioè, il colore è questo, vediamo se lo vedete bene, però non, no, cioè per come mi sono truccata io adesso, no, tagliamo un po'. C'è lo smalto, che vabbè, questo colore stupendo, questo non vedo l'ora di mettere, è questo qui, c'è anche lo specchiettino, quindi in realtà stavo facendo una cosa inutile. Andiamo a mettere qua, 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 nel mento. E invece la parte marrone, difficilissimo prendere. Sto proprio scherzando. Si vede qua. Sì. E niente ragazze, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, che spero sia molto molto presto. Grazie per essere state qui con me. Ciao! Dovrei essere a fuoco. Sono a fuoco? Sono a fuoco, sono a fuoco. C'ho le sopracciglia wild. Molto wild, troppo wild. Un po' schifo. State in sfina. No. State in sfina. In sfina.
mando al, vi metto il